Ciao a tutti e buongiorno. Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Oggi è il giorno della partita, oggi è il giorno degli ottavi di finale di Champions, gli ultimi due ottavi di finale di Champions, perché ieri hanno giocato Napoli e Barcellona, il Barcellona ha vinto ed è passato ai quarti di finale, hanno giocato l'Arsenal e Porto, l'Arsenal ha ribaltato il risultato dell'andata, ha vinto 1-0, sono andati ai calci di rigore e poi l'Arsenal ha vinto con i due errori del Porto e si è qualificata ai quarti di finale dopo tanti anni. Quindi manchiamo noi contro l'Atletico di Madrid, oltre all'Arsenal e al Barcellona ai quarti di finale ci sono già il Manchester City, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain, quindi sono già tante le squadre qualificate. Allora, diciamo che oggi ci avviciniamo con lo spirito di chissà di avere una grande occasione, perché ci avviciniamo agli ottavi di finale di ritorno con la vittoria dell'andata, con un campionato che abbiamo messo in ghiaccio con questo più 16 sul Milan e più 17 sulla Juventus, quindi la possibilità, andando avanti in Champions, di gestire le forze in campionato per concentrarsi sulla Champions. Nel caso si dovesse passare, sarebbe molto bello vedere anche il sorteggio, quindi chi si pesca nei quarti di finale. Io ho visto squadre assolutamente battibili, l'Arsenal è battibile, il Barcellona è battibile, il Paris Saint-Germain è battibile, Real Madrid, Manchester City hanno ovviamente un livello superiore, insomma sarebbe interessante qualificarsi ai quarti, vedere chi incontri e vedere che tipo di tabellone viene sorteggiato. E poi quando si arriva tra le ultime 8 può succedere di tutto. Partita molto molto importante, partita veramente da vivere fino all'ultimo. Dicevo, la possibilità di gestire il campionato con 16 e 17 punti di vantaggio sulla seconda e sulla terza in funzione dell'obiettivo che diventa andare avanti in Champions League e ovviamente arrivare il prima possibile alla conquista del 20° scudetto. Allora ragazzi, oggi andiamo un pochino al sodo, perché vi ricordo poi stasera alle 20:30 mi trovate su 7 Gold, Top Calcio 24, ci saremo noi sempre con diretta stadio per la telecronaca della partita e quindi stasera mi vedrete lì. Non so se ci sarà un video nel pomeriggio, alle 15:30 mi trovate in onda su Tele Lombardia Top Calcio per parlare un po' delle partite che ci sono state, dell'avvicinamento alla partita con l'Atletico. Vediamo se farò in tempo a fare il video del pomeriggio, ma soprattutto se varrà la pena farlo, se ci saranno delle novità. Andiamo velocemente anche a esaminare un po' la situazione, le ultime che arrivano da Madrid. Inzaghi ieri ha parlato in conferenza stampa, ha svelato che ha qualche dubbio, addirittura ha fatto una provocazione battuta sul discorso che sta pensando di far riposare qualche mezzala, uno tra Barella e Mkhitaryan. Io non ci credo, neanche se stasera vedo la formazione e vedo fuori uno tra Barella e Mkhitaryan, non ci credo neanche se lo vedo, quindi la prendo come una battuta, come una provocazione, come qualcosa che fa ridere. Per il resto dice di avere qualche dubbio, ovviamente il dubbio non riguarda l'attacco, ovviamente il dubbio non riguarda la fascia sinistra. I dubbi sono principalmente due, sono che abbiamo già raccontato tra l'altro: sulla destra Dumfries o Darmian e in mezzo alla difesa De Vrij o Acerbi. Ieri in allenamento Inzaghi ha provato titolari i due olandesi, quindi De Vrij e Dumfries, stando così alle ultime che arrivano appunto da Madrid, dall'allenamento dell'Inter, la formazione ad oggi dovrebbe essere questa. Poi vediamo durante la giornata se ci saranno degli sviluppi, se ci sarà qualche novità, qualche idea di Inzaghi nuova, però la formazione dovrebbe essere questa, con Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni, difesa 3, a destra Dumfries, a sinistra Di Marco, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Lautaro e Thuram davanti. Ricordiamoci che l'Inter ha fuori Sensi e Cuadrado, ma ormai da tanto tempo. Si sono aggiunti ai due lungodegenti anche Carlos Augusto ed Arnautovic.
Allora, ne parlavamo anche con gli amici di FC Inter News ieri in diretta nel loro canale YouTube. Allora, la possibilità di vedere Darmian e Acerbi in panchina non è solo per un discorso di forma fisica. De Vrij sembra stare meglio di Acerbi. Acerbi è stato fuori più di un mese e poi De Vrij ha giocato molto bene. Acerbi ha giocato tutta la partita a Bologna e ha finito la partita a Bologna in deficit di ossigeno, era stanco. Quindi probabilmente De Vrij è più in forma, arriva da tante partite, le ha fatte tutte bene, sta bene fisicamente, sta bene psicologicamente, quindi è in questo momento un pochino più sul pezzo rispetto a un Acerbi che ha dovuto stare fermo ai box per 3 settimane, un mese e è tornato 90 minuti e forse ha bisogno di rientrare nel ritmo e di rifiatare un po'. Il discorso invece che riguarda Darmian è perché Darmian, proprio anche per il discorso di Acerbi e per l'infortunio di Carlos Augusto, entrando dalla panchina può darti più soluzioni, quindi può entrare sia al posto di Dumfries sulla destra, nel caso Dumfries fosse stanco, non giocasse bene, eccetera, eccetera, può fare il quinto di sinistra se Di Marco ha bisogno di uscire dal campo per riposarsi, può fare tranquillamente uno dei braccetti destra o sinistra. In caso di necessità, visto che Bastoni in questo momento non ha un vice, Pavard invece ce l'ha il vice e anche molto in forma, che è Jan Aurel Bissek. Quindi diciamo che la formazione dovrebbe essere questa, con Darmian e Acerbi che partono dalla panchina insieme a Frattesi, insieme a Sanchez, insieme ad Aslani, insieme a Klassen, insieme a forse un giocatore della primavera che verrà aggregato, adesso vedremo un po' quello che deciderà Simone Inzaghi. Quindi questa è la formazione che dovrebbe andare in campo stasera, a grandi linee, e dovrebbe essere questa. Poi ovviamente durante il giorno cercheremo di aggiornarvi su tutto quello che arriva da Madrid. Per quanto riguarda invece l'Atletico di Madrid, è una squadra che in casa ha fatto una marea di punti, praticamente in casa è imbattibile, appena perso con l'Atletico Bilbao, sì, in Coppa del Re, però è stato un'eccezione, perché l'Atletico quest'anno in casa è andato sempre benissimo. C'è da dire che l'Atletico ha recuperato intanto Griezmann, che sembrava non riuscire a esserci, invece c'è riuscito, ci sta, non so se al 100%, ma sicuramente ha recuperato e gioca dall'inizio insieme a Morata, coppia che ha fatto tantissimi gol quest'anno. C'è da dire che comunque l'Atletico Madrid, al di là della forza che ha in casa, si presenta al Metropolitano con un gol da recuperare. Il risultato dell'andata è 1-0 con gol di Arnautovic, e quindi l'Atletico dovrà fare una partita per fare gol, magari non da subito, però dovrà fare una partita per fare gol. Senza gol l'Atletico va a casa. L'Inter questa cosa la sa, quindi sa che l'Atletico Madrid un minimo si dovrà sbilanciare, a parte che comunque l'Atletico Madrid quest'anno gioca sbilanciato. Però comunque l'Inter avrà la possibilità di interpretare la partita proprio come vuole lei, cioè sia aggredendo ma anche lasciando spazio all'Atletico Madrid, chiudendosi per poi magari ripartire, sperando che Thuram sia al 100%, che possa riuscire a fare uno dei suoi strappi, un po' dei suoi strappi in ripartenza con qualche dribbling, qualche accelerazione, e poi aspettiamo i gol di Lautaro, che quest'anno in Champions non sono stati tanti. Non ce n'è stato bisogno in realtà in questa Champions League ad oggi dei gol di Lautaro. Da adesso in poi, se si vuole arrivare fino in fondo, servono tantissimo i gol di Lautaro. Ne ha fatti tantissimi in campionato. Da adesso in poi può dire la sua anche in Champions League. Ha sempre giocato ottime partite anche in Champions. Ha segnato per esempio con la Real Sociedad un gol importantissimo alla prima partita, al debutto del girone di Champions League, la prima partita del nostro girone. Poi si è un po' fermato in Champions, comunque giocando sempre per la squadra, giocando sempre molto molto bene. Quindi è vero che l'Inter in Champions League ha segnato meno rispetto a, paragonando a quello che ha fatto in campionato, cioè campionato segna 2 gol a partita, 2-3 gol a partita, in Champions League ha l'1-1 con la Real Sociedad, lo 0-0 con la Real Sociedad, l'1-0 con il Salisburgo, il 3 pari contro il Benfica, che comunque è stato un tre pari rocambolesco, l'1-0 contro il Benfica, cioè l'Inter in Champions League 1-0 contro l'Atletico Madrid ha centellinato i gol, non ha mai fatto goleade, se togliamo quel tre pari rocambolesco con l'Inter già qualificata per gli ottavi al Dalluz, che si perdeva 3-0, si è fatto tre pari e quasi si rischia di fare 4-3 con il palo di Barella.
Va bene ragazzi, allora intanto vi auguro una buona giornata. Vi aspetto questa sera alle 20:30 su 7 Gold, mi raccomando, per diretta stadio, Toccaccio 24, quindi seguiteci per la telecronaca della partita e poi vediamo nel pomeriggio. Comunque voi se attivate le notifiche schiacciando qua sopra la campanella, nel momento in cui arriverà il video, vi arriverà la notifica e lo potrete vedere. Pollice in su se vi è piaciuto questo video, schiacciatelo e poi basta scrivere, schiacciare iscriviti, vi iscrivete al canale e siamo tutti belli contenti. Intanto io vi aspetto, mi raccomando, questa sera ragazzi, Atletico Madrid Inter, incrociamo le dita e sempre forza Inter. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, e ci vediamo.